Quest'oggi parliamo di archeologia e lo facciamo attraverso una figura di un eminente studioso napoletano, Alfonso De Franciscis. Subito dopo la sigla. Un po' pochino. Alfonso De Franciscis nasce il 7 novembre del 1915, quindi 103 anni fa. È una figura, un personaggio napoletano indissolubilmente legato all'archeologia, soprattutto quella napoletana, gli scavi di Pompei, gli scavi di Ercolano, come andremo a capire tra un attimo. Si laurea in archeologia e subito la sua tesi di laurea, che riguarda il ritrattismo nell'età romana, viene pubblicata. Il suo studio infatti prende nota da quello che esiste nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Lui fa uno studio approfondito da studente e la sua tesi è molto brillante. Ha appena 23 anni e lui viene subito inviato in Albania dal professor Marconi, che gli ha tra l'altro fatto da relatore alla tesi. Lui subito vede, professor Marconi, che c'è la stoffa del grande studioso, dell'archeologo puro. Viene mandato, dicevamo, in Albania, è il 1938. Viene inviato in particolare nella città di Butrinto ed è lì che infatti comincia a scavare. Lui, tra l'altro, subito dopo avrà un altro importante incarico, quello di allestire il museo locale. Passa appena però un anno, il 1939-1940, e viene mandato dall'Albania in Grecia, soprattutto ad Atene, ma da Atene viene subito rispedito in Albania. Siamo in epoca fascista e lui ovviamente studia con grande interesse quello che è stata la civiltà classica, perché questi sono gli ordini che arrivano in qualche modo dal Ministero della Cultura. Viene portato negli scavi di Pallantion in Albania ed è lì che infatti lui riesce, De Franciscis, a ritrovare dei reperti molto importanti dell'età classica. La guerra intanto è terminata e lui però si adopera immediatamente insieme ad altri studiosi, ritorna in Italia, soprattutto a Napoli, di rimettere in sesto tutto ciò che era stato distrutto dai tanti bombardamenti che c'erano stati a Napoli e in tutta l'area provinciale del capoluogo partenopeo. Quello che a lui interessa è ricostruire, rimettere in sesto soprattutto gli scavi di Pompei, di Ercolano ed anche il Museo Archeologico Nazionale, il cosiddetto MAN. È il 1949 quando assume l'incarico di ispettore della soprintendenza di Napoli e della soprintendenza della regione Calabria. Anche lì De Franciscis si distingue per l'impegno, per anche la creatività con la quale esegue determinati scavi. Nel 1950, tra l'altro, diviene docente presso l'Università di Salerno della sua materia preferita, che insegnerà fino al 1987, ossia archeologia. Ma nel 1954 arriva la svolta, deve lasciare praticamente tutti gli incarichi che ha in quel momento perché deve assumere la presidenza della soprintendenza della regione Calabria. Passa un anno e riesce ad abbinare alla carica di soprintendenza della regione Calabria anche con incarichi universitari, ancora archeologia, ma anche arte antica. I suoi studi sono importanti, una continua evoluzione, tantissimi volumi pubblicati in tutta la sua vita. Gli anni che sono in qualche modo post bellici e che in qualche modo anticipano il boom economico tra il 1954 e il 1960 vedono De Franciscis impegnato soprattutto nella regione Sicilia e nella regione Calabria. E qui, tra l'altro, fa una ricostruzione particolare, rimasta in qualche modo nella storia, riesce a ricostruire e a ricomporre personalmente la struttura marmorea dei Dioscuri. Altro importante ritrovamento, sempre da parte di De Franciscis, sono le tavolette in bronzo che appartengono all'archivio del Tempio di Zeus. A quel punto il salto più importante della sua carriera, quello che segna in qualche modo la sua vita professionale da studioso, lascia infatti la soprintendenza della Calabria per avere l'incarico
che in qualche modo forse agognava più di ogni altro, ossia la soprintendenza di Napoli. È il 1961 e ricoprirà questo incarico fino al 1976. In 15 anni comunque lui porrà le basi di quello che è la moderna archeologia, la moderna possibilità da parte degli studiosi di conservare al meglio tutti i reperti archeologici. Ma anche in questo caso, tempo 1-2 anni, riesce ad abbinare anche l'insegnamento universitario. Insegna infatti nella facoltà di lettere varie materie che vanno dall'archeologia all'etruscologia, all'arte antica, alla storia dell'arte greco-romana, allo studio delle antichità italiche. A quel punto la sua attività di studioso, ma anche di scopritore di reperti, di conservatore al meglio dei reperti archeologici, davvero non ha confine ed è sterminata. Andiamo soltanto a ricordarne qualche esempio. Conduce infatti gli scavi a Capua, a Sant'Angelo in Formis, a Capri, alla villa di Poppea ad Oplonti, a Pompei, soprattutto poi nell'area archeologica della zona dei Campi Flegrei. Ed è lì infatti che si concentra la sua attenzione. I reperti sono quasi sempre subacquei. Lui scopre in qualche modo un'attività di archeologia diversa da quella che normalmente si fa, almeno fino a quel momento, ossia quella del recupero di resti archeologici dal punto di vista marino. Lui è attratto dall'archeologia marina, soprattutto nella zona nord del capoluogo partenopeo, ossia quella di Pozzuoli, tutto il bacino del porto di Pozzuoli, di Baia, di Bacoli. Ma le sue ricerche si estendono anche in altri posti del golfo partenopeo, per esempio la Dana Capri nella Grotta Azzurra, e non si limita a studiare soltanto i reperti archeologici, ma anche semplicemente i flussi di luce che sono presenti all'interno della Grotta Azzurra. Questo è il suo studio. Tra l'altro De Franciscis più volte denunciò lo stato di abbandono e anche di miseria dei fondi che venivano dati dallo Stato, soprattutto per quanto riguarda i ricercatori e la ricerca effettuata nel Mezzogiorno d'Italia. Diceva: lavoriamo in un clima di generale disattenzione e soprattutto le soprintendenze hanno scarsità di mezzi. Muore il 18 febbraio del 1989 con un sogno che purtroppo non riesce a realizzare. Voleva infatti fondare all'interno del castello di Baia a Bacoli il Museo Archeologico del Mare e lì portare tutti i reperti ritrovati nel Golfo di Napoli. E sulla sua denuncia costante della disattenzione dello Stato nei confronti della ricerca e soprattutto della grandissima ricchezza dell'Italia in fatto di archeologia e di reperti ovviamente antichi, possiamo in qualche modo ricordare il proverbio napoletano: a voto chi ti fa male ti va bene e chi ti va bene ti fa male. A domani.